Prova. Ok, si sente. Allora, ciao a tutti per le brutte, questa è Ares. C'è il Rocket League che è diventato free to play. E quale occasione per non farsi qualche partita? Allora, mi sono recuperato un attimino l'account che avevo sulla Xbox One. E mi sono recuperato, vabbè, non granché perché non ci ho giocato tantissimo. Non c'è, però il gioco mi piace. Ho già vinto qualche partitella, ho fatto qualche missioncina, qualche sfida, via dicendo. Infatti ho sbloccato questa macchina che non era compresa, la bandiera, via dicendo. La bandiera, vabbè, era già di default, però vabbè, almeno ho già sbloccato il cappellino, che praticamente è la coppa del, non è proprio una coppa, è il galleggiante che sta in mare con il simbolo della Rocket League. Allora, stavo guardando, stavo curiosando un attimo le cose, ci sono anche le sfide che ho già fatto, alcune le ho fatte, ho anche sbloccato questa macchina, ma non credo di usare perché mi piace un casino quella. Direi di fare qualche partita a cazzo, così tanto per ingranare un attimino. Ho intenzione però, prima di fare una partita di allenamento, perché c'è questa da allenamento, poi avevo visto che ce n'era una area, se non mi sbaglio, allenamento, difficoltà principiante, poi queste che non ho capito che cacchio sono, perché boh, non so come prendere, infatti c'è scritto riscuoti, ma non so come riscuoterle, e quindi non ho capito bene il da farsi. Però vabbè, d'accordo, direi di farci una partita di allenamento. Ah, eccolo qua. Partita allenamento aereo nella playlist allenamento con difficoltà principiante. Quindi direi di iniziare. Ciao Lia. Direi di iniziare per fare una partitella, intanto un allenamento, così almeno incominciamo a prendere un attimo confidenza con il gioco. Intanto vedo che siamo già in tre, caspiterina. Complimenti, grazie ragazzi. Ok. Ok. Ok, la prima non è andata poi tanto bene. L'ho mancata clamorosamente. E anche la seconda, non so perché anche si no. Ok, devo capire come fare queste cose qua, perché non so come cavolo si salta in aria. Cioè, so come si salta, ma non così in alto. Ma cazzo! Se poi qualcuno sa come si fa, me lo faccia sapere e vi ringrazio. Allora, direi di partire a bombazza. Niente. Ho preso anche... No, non riesco ad aggiungere. E questa cosa aereo mi sa che non la posso fare perché non sono in grado. Cioè, è meno male che è quello principiante. Dai, ci sto arrivando. Ok, manca. Vabbè, zero di... Vabbè, però adesso sto capendo come si fa. Oh! Però non ho fatto gol. Vabbè, almeno ho capito come saltare. Ah, perché devo anche segnare.
però non è. Vabbè, ok, d'accordo. Direi che come. Non ci ho fatto una bellissima figura, quindi. È 0 di 0. Fantastico. Sì, vabbè, ciao. Ok, direi di uscire e tornare al menu principale perché abbiamo fatto una bella figura di merda. Ok che non sono bravo in sto gioco, però almeno colpirlo una volta sarebbe stato carino. Però vabbè, fa niente. Dai, facciamo, scendiamo in campo, facciamo una partita casuale. 3 contro 3. Intanto andiamo su prova libera, vediamo un po' se riusciamo a trovare subito il game. Stiamo già perdendo 4-0, quindi non credo che sia poi tanto giusto nei miei confronti. Ok, dobbiamo arrivare io per difendere la situazione. No, amico. E vai, 4-1, ho fatto l'assist. Cioè, sono entrato in partita subito. Ho fatto subito l'assist. Via. Sono di più perché ma noi siamo in due, loro sono in tre. Ah no, siamo in tre, scherzavo. Dai, in mezzo. No, sono arrivato troppo tardi. No. Dov'è? FIFA di merda. Ci sta, eh. Ok, vediamo. Messo in mezzo. Dov'è? Beh, la girata proprio stile fantastagorica. Che cazzo sto dicendo? Acrobazie che manco lì, manca circo. No, Mustafa ha segnato. Attenzione, c'è il gol del presumo. Adesso non voglio dire una cazzata, però. Vabbè, dai, un gol avversario. Dai, manco un pochino in difesa. E andiamo, e si va in attacco, si va in avanti, ed è gol. Non avevo il turbo, porca zozza, lo rubagli il gol. Cavolo, vuole arrivare lì col gol, però il turbo non è andato benissimo. 6-2, attenzione ragazzi. No! Che come ho detto. Vediamo se arriva la palla. Vabbè, ho distrutto la marcia. Dov'è? Rovesciata. No, ho fatto un autogol.
farmi fare un gol, cazzo. Cioè, io gli ho regalato un gol. Vabbè che sarebbe entrata, No! No, l'ha toccata all'ultimo. Dai. Sto giro. No! No! Ancora! No, porca puttana! Il mio scopo era buttarla via, invece no. Cazzo di boot. Vabbè. Arancione, non so per quale strano motivo. Vabbè, comunque mi ha dato una partita dove stavamo già perdendo 4-0. Cioè, non è che potevo fare i miracoli. Però mi ha dato un gol. Non so per quale motivo. Ho fatto più. Ah no, ho fatto perché ho fatto l'assist. Vabbè, io direi pronto. Dai, partiamo con una partitella. Ho un ping a 32. Dai, si parte con la partita. Sì, vabbè. Iniziamo bene. Ciao Lia. Vabbè, rimaniamo indietro perché questi qua a quanto pare sono ganzi. No! Porco due, se non mi tamponava! Ero lì che stavo andando a bloccarla, cazzo, mi ha tamponato! Vabbè, a quanto pare stiamo trovando stato campioncini. Vai, speriamo che vada dentro. No. Beh sì! E vai, si va a segnare. E si va a segnare. Tocco di fino, in anticipo, palo gol. Entra di fino, ragazzi. Il classico kick off e clinch. Cazzo, sto dicendo. Bella, gli ho impedito di prendere palla. Attenzione. Passatela. Dai. Oh, no! No! Rimango in porta. Avrei fatto il gol, cazzo, mi ha tolto la palla il mio compagno di squadra. Vabbè, sono errori che si possono anche fare. Io qui ho fatto due autogol, quindi può stare, dai. No! Io ho questa cazzo di salto. Difesa. Abbiamo deviata, no! E che cazzo, no, no! Magnifico! Dai, rovesciata!
Beh, sì, bello. Il gol è bello. È bello, bello. Ma io rimango in difesa. Con loro. È bloccato, dove vuole andare? Ciccio pasticcio. Tanto qua. Sì, vabbè. A segnare ci sta. Io ho bloccato uno, però c'era l'altro. Detto, che faccio? Me ne privo del gol. E quindi niente, a segnare. Ah, però c'ho in squadra Mustafa che prima ha fatto due gol. Giro. Porco due, mi continua a togliere la palla. Grande, ha parato il compagno di squadra. No, porco cane, mi ero messo proprio lì, mi tappone il mio compagno di squadra. Ero lì, ho detto dai così gliela paro, pum. Ah no, ma compagno è un colpito l'altro. Ah niente, chiedo scudo. Pensavo fossero stati i miei compagni, ma era stato uno dei rossi, degli arancioni. Arrivo sempre per primi. Vabbè, mi parte tardi il tubo mi parte in ritardo. Dai, entra dentro, ma vieni, secondo gol, praticamente sto segnando solo io, bel gol comunque. Ha provato a fregarmi il gol, però non ci sono riusciti. Vediamo un po'. Partenza! Oh, c'ero quasi arrivato. Cioè l'ho toccata la palla, vorrei dire. Messo in mezzo, vediamo se c'è qualcuno, no? A quanto pare no, è andata dalla parte opposta. No, va a far cuore. Piantipper ha segnato. Bellissimo gol, Nulla da ridire. Colpo di testa, colpo di fanale. Vediamo se va. No, non è andata. Ha venuto fuori un suggerimento che giustamente non avevo visto. No! Staccata. La beccavo. Sarebbe stata... grande! Nicola Spizzo forse. Sarà italiana, non so, forse un giorno lo scopriremo. Maverick. Ah, mi devo allenare un attimino nel gioco aereo, perché effettivamente le palle alte riuscire a prendere ogni tanto sarebbe cosa carina.
Tanto quanto ci stanno umiliando. 73, doppietta mia però. Peccato che non è entrata quell'altra palla. Vabbè, hanno vinto gli arancioni, non so, io ieri fino a ieri vincevo, riuscivo a vincerne qualcuna. Però dai, ho fatto due gol, quindi 23 di esperienza. Due tiri, due gol. Beh, alla fine. L'altra ha fatto un tiro, un gol, una parata e un assist, quindi però un ping a 52, quindi è una connessione migliore. Intanto loro avevano un veterano comunque alla fine, noi invece no, tutte new entry. Infatti ha fatto tre gol quello. Intanto dai, si la meno un pochino. Vediamo poi quanti siamo per il momento. C'è atmosfera. Ok. Un porta per me. Chi se ne frega. Che ne fa. Oh, Samara ha segnato. Pizzo che prima era con me, adesso si è come avversario. Io adesso sono gli arancioni. Mi ero orientato. E Xeno Sabot ha segnato. Xeno IX Sabot. Nomi complessi per noi campioni, piccoli campioni. Ah, rimango dietro io, così mi prendo un nitro. Tanto uno dei nostri mi sa che abbandona. Ah no. Grandissimo! Vabbè, ce l'avevo sopra, no! No! Ivanito 2003 ha segnato il suo primo gol della partita. Emozionante, tutto emozionante ragazzi, intanto che siamo in 3, quindi ragazzi grazie. Ah, volevate, eh? Invece un po' di difesa. No! No, no. Ok, finito il nitro. E tripla? Avanti, no, ma perché cerca di togliermi la palla? Porco due, tanto gente che dice bel tiro.
che cazzo. Non è che posso esplodere sempre solo io. No, non ci riesco, non riesco, devo capire bene come si salta. Bravissimo! Che intervento, ragazzi! Che intervento di Nicola! Oh, demolitura! Intervento photo finish! No! Palo! Palo! Mamma mia! È entrata! Sì! Che culo, ragazzi! Che culo! Ciao Andrew! Lo so, sempre fiero di puzzare! Guarda che gol che ho fatto di rapina! Mamma mia, mamma mia, via, si parte, no, mancata, mancata, mi hanno ciuolato la palla alla fine, tanto siamo in vantaggio, ragazzi, incredibile, non ci crederete mai, bella lì, via, bella serie, spaziamo, va, che è meglio, attenzione, stava scappando l'autogol un'altra volta, vediamo se me la mettono in mezzo. Hanno distrutto la macchina. Vabbè, però intanto l'ho allontanata. Attenzione! Ed è gol di Adai Rolf, numero 14. Oh, okay. Vabbè, volevo dirlo in inglese, però io non sono molto drastico. Non sono molto bravo. E ci siamo, ragazzi. Ragazzacci. Si va, no, me l'ha fregata ancora un altro intervento, no, Nicola Spizzo che segna il gol per il 4-2, bel gol comunque, perché comunque è stato bravo a frenare, no, bel gol, bella partita, ma vincente. No. La Spizzo di prende a calcioni, no, attenzione, no, non ci sto capendo un cazzo, vabbè, vai, no, l'ho mancato, porco due, no, Nicola Spizzo, no, dobbiamo fermarlo, fermiamo Nicola Spizzo, il loro bomber. Bomber di razza, direi. Vediamo. No, non è entrata. No, vabbè, comunque abbiamo vinto. È la prima partita che si vince. Guardate le acrobazie di festeggiamento. Siamo arrivati a livello 9, ragazzi. Ho fatto un gol e poi non so, mi sembra anche un assist, però non vorrei dirlo. Non si sa mai. Abbiamo sbloccato le linee della Octane. Ma me ne può fregare di meno. Bel tiro, intanto dicono. Nicola Spizzo, oh mio Dio. Come fanno a scrivere? Non so che cacchio fa. Ah. Grande. Vabbè, io faccio un attimo i complimenti agli avversari, non si sa mai nella vita. Pronto, facciamo pronto.
bisogna, questo è un gioco, fratello, bisogna essere tutti amici, perché si gioca per divertirsi, non per litigare. Oh, attenzione, c'ho Nicolas in squadra. Ok, è andata via. Bravo. Cosa la fai? Ok, via. Quanto pare siamo in blu. Il giro siamo in blu. Speronato da Nicolas Pizzo. Com'è diventato il mio idolo? Nicolas Pizzo è diventato il mio idolo, non so per quale motivo. Bella, bella atmosfera. Dov'è? Tanto difeso palla nei confronti di Nicolas Pizzo. Vediamo. Vediamo se ci arrivo. Ma troppo forte. No! Ci siamo scassati tutti e due. Ok, ho dato una spittarella al mio compagno di squadra per riuscire a buttare via la palla. No, cazzo. Ivanito 2003 ha segnato. Complimenti all'avversario. Beh, io... Vabbè, poi è andato lì. Bel golonzo. Allora, direi di far andare Pierre Kitzmann e Nicola Spizzo. No, no, e vabbè, ma sono pirla. Cazzo, ero lì, ero. Ero lì, cazzo, ho provato a toglierla, ma non ci sono riuscito. Ivanito, doppietta per lui. Vediamo se va... No, è andata dalla parte opposta. Zio Pellegrino. No. Bella, bravissimo. Chi era? Persorman. Grande Piattisfan riapre la partita, ragazzi, adesso c'è più gioia nel team. Io mi domando come fanno a scrivere così. Non so se l'ho colpita, però mi sa che non ho fatto una bella fine. Dai, vediamo se ci arrivo. No, non mi ha anticipato di poco, proprio un pelo di pneumatico. Vabbè, però Adai Rolf ci ha punito. Adai Rolf numero 14, il mio ex compagno di squadra, ha segnato, ci ha punito, ci ha pulgato, diciamo. Ecco, vabbè, c'è stato un piccolo incidente. No, no, e vabbè, ma che cazzo di culo,
mia Legna Eleven. Ci ha fuggato, ci ha. La cosa più che altro casuale, almeno per me. Porco due! Mi ha anticipato Lenia. L'istinto del predatore. Sono arrivato lì, porco cane, l'avevo anche toccata. L'avevo anche toccata. Ma non è andata bene. Tanto se ne è tirato uno. KPL per gli amici 21-37 per gol nell'angolino. No, peccato, tutta bene nell'angolino anche questa. A sto giro arriva il pubblico, cerca di dare cima forte. Un minuto rimasto, bella, bravissimo. Nicola Spizzo però non molla. No! Tiro in porta, non è andata, no! Zio Pellegrino! Zio Pellegrino! No, e vabbè, però dai, ma che cazzo! Tanto vabbè, l'ho distrutto! Legna ha segnato, però le ha pagato le conseguenze. Perché l'ho anche distrutto, così per farglielo pagare. 7-1, ragazzi, bella batosta! Ma perché mi colpisci? Io e te fra amici. My friends. Oh mamma mia. Dov'è la palla? Attenzione. E niente, abbiamo perso. Proprio di brutto brutto brutto, direi, eh. Come ha fatto a prendersi la cosa lì? Vabbè, comunque, ho fatto 90 di punteggio, un assist, un tiro e finita male. Legna è leader perché ha fatto 395 di punti. Io direi di abbandonare la partita a Nicola Spizzo, vabbè, pazienza. Andiamo al menu principale. Vediamo se abbiamo fatto qualche obiettivo, ragazzi. Esegui 6 tiri in porta nelle partite online. Ne ho fatte 4. Vince una partita online pronto da riscuotere. Non so come cazzo si riscuotono però queste cose qua. R1. Vabbè, questa l'abbiamo bloccata, le bolle non mi piacciono, questa qua, completa tutte le sfide libere per ottenere le coperse stagionali, devo informarmi su come fare a ritirare queste qua, come fare a riscuoterle, perché non ho capito bene come si fa, non mi dà la possibilità di riscuoterle. Se qualcuno lo sa mi scriva in contatti, che magari ci facciamo due risate. Allora direi di fare, vediamo che ore sono le 21, direi di fare un'ultima partita sempre casuale, tornei
direi di evitare. Poi c'è anche la modalità extra, non ho idea. Questa cosa del caos non so cosa sia, però vabbè, dai, facciamo 3 contro 3. Ok, 3 contro 3 secondo me è la modalità più bella. Facciamoci le ultime partitelle e poi via. Mi ha messo in una partita dove già hanno segnato gli avversari. Spero di essere i blu. No, sono gli arancioni. No, sono gli arancioni, infatti. Ah, mi ha messo in una partita dove sono già in svantaggio. Dove è andata la palla, dalla parte sbagliata. Voglio salvare la situazione, la situation. Ho finito completamente il turbo. No, bloccatela, no! Dejavi 185. Vabbè, questi qua sono professionisti, però. Cioè, hanno pure gli stemmi personalizzati. Madonna! Cioè, è proprio pronti via. Guarda, il portiere si è spostato. Ho provato a fare un gol anch'io così, kick off glitch. Troppo forti. C'è anche Antonio, attenzione. E vabbè, va bene, grazie. Ma se magari ok, no,
palla. No, oh, porco due. Dai, messo in mezzo. Vediamo. No. Dov'è? E niente, dai, anche sto giro è andata benissimo. Dai, facciamone un'altra, vediamo un po' se c'è. Puzzi. No, spero che sia la mia squadra, Pruzzi Pruzzi. No, è la parata, ma era gol quello. No! Pruzzi Pruzzi ha segnato. Mi ha messo il bastone tra gli ingranaggi. No. No, è andata dalla parte sbagliata, Cristoforo Colombo. No, no. E vabbè, ma che cazzo di culo però. Che culo però, dai. In due l'ha incannata, l'ha mancata. Vediamo, l'ho messa in mezzo, non c'è nessuno però.
grandissimo. Ma perché passo sotto la mano? Alla palla, porco due. Dai, oh, finalmente! È arrivato come una saetta. Sto giro, il tubo compressore ha fatto la sua e si va a segnare. Parata epica! Vediamo un po' la messa in mezzo, vediamo come va a finire. No, mi ha anticipato Puzzi Puzzi. Epico salvataggio di Puzzi Puzzi. Tolta la gioia della doppietta. Dai. Ma no, non deviare. No. Ma perché ti sei messo in mezzo? Dai. Sì! Sì! A 0 secondi. Alla fine. Sul time finish. Grandissimo. Scatta pure il compagno di squadra e va a segnare. E va a segnare. Dai, vediamo un po' se riusciamo a segnare proprio alla fine. No! Vai! Messo in mezzo! No! Via! Provata a buttarla via, ma non è andata bene! Dai! Difendiamo! Bravissimo! Speriamo che stia. No. Vediamo un po'. Vediamo un po'. No! Mi dovevo accentrare meglio. Ah! No! 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 Via! No! Chiodo! Grandissimo! Sì! Laura AMF, ti adoro Laura! E abbiamo vinto sta partita ribaltata da 2-0 a 3-2. Grandissimo, ci ho messo anch'io in mezzo, ma grandissimo! E ha vinto gli arancioni, fantastico sto gioco! E vai, grande! Livello 9! Totale 3.544 punti, sono il giocatore della giornata praticamente, della partita, dove ho fatto 2 gol, una parata, 2 tiri e il gol proprio al photo finish a 0 secondi ragazzi, partita epica. E direi di concludere così perché mi arrivano sempre le notifiche tardi. Non lo so Mirko, però io comunque l'avevo scritto che la facevo alle 8:30, quindi vabbè, fa niente. Comunque, se volete, siccome le notifiche arrivano tardi, io faccio, ho il canale Telegram, quindi mi trovate come Cristian De Ares.
Se volete, mettete lì, ogni tanto prendo pubblico l'orario della live, quindi nel caso trovate lì, perché a quanto pare la cosa viene in ritardo o non parte neanche delle volte, quindi non so che dire. Mi dispiace perché, vabbè, non è che ho perso tante partite eclatanti. Questa è stata fantastica perché abbiamo fatto un rimontone paura. Quindi nulla, ragazzi, direi di concludere qua. Anzi no, facciamo solo un'altra, facciamo l'ultimissima partita, sperando di finire bene. Tanto sono ancora in squadra con Laura. No. La gente dice che Laura non c'è, ma a quanto pare da noi sì, perché ha fatto anche l'ultimo gol. Dov'è la palla? Dov'è la sfera potente? Dai, qualcuno ne approfitti! Oh, scusa Laura! No, attenzione! Parala! Grandissimo! No! Bravissimo! Non è vero. No, ma dovete colpire la palla, non la me. Attenzione. No! No! Traversa. No. No. Parala. Bravissimo. Sulla linea. Partita veramente avvincente. No, mi ho buttato dentro. Fatto di tubo. Sì. Shepard, boh, non lo so e non lo voglio sapere. E si va a palo gol, si va a segnare. No. Ho provato a fare il gol a Kick of Glitch, non è andata bene. Allora, il trucco praticamente è stare lontani e aspettare l'occasione buona che ti fa... No! Non ho... perché sono senza turbo. Andiamocelo a prendere. No, pareggio. Grande la parata dell'avversario. Ci sto capendo più cazzo. Ma non è riuscita benissimo. Grande. No, non ho scherzato la macchina. Via. E va, cerca di andarsene. Prova a metterlo in mezzo, però ho finito il turbo. Tanto questo qua col cappellino, ma mi sta rimorchiando. Adesso dovrei avere il turbo al massimo. No, un minuto rimasto. No, ho finito il nitro.
Sì! Dai, vai, 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 vai! No, la parata! Entrava con la mia 1-1 Bruzzi Bruzzi forse se... no non ha segnato Bruzzi Bruzzi Tempi supplementari, chi segna vince, ragazzi. Dai, dai, e sì, gol della vittoria. E si fa il gol della vittoria, ragazzi. Come sta andando? Ho fatto il gol della vittoria, guarda qua che bello, in rovesciata con la macchina e si va a vincere, gli arancioni, seconda partita di fila, le ultime due partite veramente superbe, grandissimo, guarda come si festeggia, over the top, vediamo un po' come sono messi in classifica, sono arrivata a livello 9, ancora il migliore in campo, 235 punti, un gol, due tiri e poi basta, quindi niente. Niente, io direi di uscire sto giro, basta veramente, è bellissimo sto gioco ragazzi, ve lo consiglio, è troppo divertente, poi vabbè le squadre si mischiano, quindi magari c'è un avversario, non risultate perché poi magari il giro dopo è vostro compagno di squadra, quindi direi che con oggi, con questo è tutto ragazzi, cioè, ricordatevi domani verso le 8:30 c'è la Formula 1, le prove libere, non so di che Gran Premio, successivamente ci sarà poi mercoledì il Gran Premio, quindi le qualifiche e il Gran Premio, sta andando abbastanza male ultimamente, non stiamo facendo granché, ah sì abbiamo Baku come circuito che è difficile, è difficile pure quello, anche se vi piace è bello, però è difficile, quindi nulla ragazzi, io spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io mi sono divertito un casino, quindi ragazzi ve lo consiglio, spero che vi siete divertiti in mia compagnia, siamo giunti ai saluti, mi dispiace, quindi un saluto a tutti belli e brutti, vostro Cristian e Ares, ci vediamo al prossimo video, prossima live, spero breve con Rocket League, video che andrà poi pubblicato su YouTube, sul mio canale YouTube, mi trovate come Cristian e Ares, perché non li tengo più in memoria su Twitch, quindi rimarranno ovviamente un tot di giorni, mi farò un mese, e poi li cancello in automatico. Volendo le potete andare a vedere poi su YouTube, perché se no non avrebbe senso tenerli su tutte e due le piattaforme. Quindi nulla ragazzi, saluto tutti per le brutti per la terza volta da vostro Cristian e Ares, ci vediamo al prossimo video per la prossima live, bella! Ma come faccio a bloccarla? Scusate.